è un Otello nato in collaborazione con Lia Celi, che ha scritto i testi, e con Massimo Navone, che ha curato la regia, e l'idea è partita anche da tre musicisti bravissimi, che sono Augusto Vismara, Fabio Battistelli e Neruda. Abbiamo un bel trio composto da violino, pianoforte e clarino. E partiamo da Verdi, perché partiamo dall'Otello di Verdi, ovviamente facendo riferimento a quello di Shakespeare, necessariamente, perché anche da lì ha preso Verdi, e lo raccontiamo per il piacere di avvicinarci all'opera e per il piacere di renderla godibile a tutti, no? Io stessa non sono una intenditrice di opera, no? Una melomane, però questo fatto di raccontarla anche in un modo molto ironico, anche con delle incursioni satiriche, dei paradossi, delle caratterizzazioni, no? Rende il racconto molto fruibile, no? E quindi magari uno riesce a così ad entrare nel mondo dell'opera e magari a appassionarsi anche. Ma noi siamo partiti proprio dalle musiche. I musicisti avevano voglia di suonare le musiche dell'Otello e da lì ci hanno incuriosito, quindi io sono andata un po' a leggere, un po' a informarmi, ho coinvolto Lia Celi, che è una scrittrice bravissima, un umorista incredibile, che ha una penna graffiante, anche molto, così, molto divertente, no? E quindi da lì siamo partiti a lavorare su Shakespeare, poi abbiamo capito che c'era pure Cinzio, no? Che aveva scritto la novella da cui era partito Shakespeare, insomma siamo partiti da lì e poi abbiamo trovato un mondo di informazioni. È stato insomma difficile, ma per me è stato un cammino diverso, forse perché ho iniziato appunto con tre uomini, no? Allora, se sei accompagnata da tre uomini ti accettano più volentieri, no? Poi dopo fai il tuo cammino da sola. Però sì, effettivamente ci sono dei pregiudizi ancora, no? Preferiscono comunque, in un mondo maschile si preferisce ancora vedere la femmina come l'angelo del focolare, come quella bella che ti ingentilisce la vita, non quella che te la distrugge con l'ironia magari, no? Che te la mette in discussione, no? Ancora un po'. E quindi, però insomma, i tempi sono anche cambiati, adesso è molto più semplice di una volta, non è stata accettata per fortuna, poi ci sono tantissime donne che usano l'ironia anche nella vita, no? E le generazioni comunque si evolvono anche in questa direzione, meno male. Ma il teatro mi dà molte soddisfazioni, ma non indipendentemente dal successo che ha uno spettacolo o meno, è proprio il fatto dello spettacolo dal vivo, il fatto di essere lì davanti a un pubblico e di avere una risposta immediata, cosa che non hai né in cinema né in televisione. Ed è uno scambio energetico, proprio fisico, e quindi questa è la cosa che mi piace di più. Domenica 15 maggio, una grande anteprima nazionale ad Umberti dello spettacolo di Marina Mastironi, un nuovo appuntamento che arricchisce la stagione teatrale promossa anche dal Comune di Umberti. Sì, siamo veramente orgogliosi di ospitare domenica sera questo spettacolo appunto in anteprima nazionale, ed è motivo di orgoglio sia per la città di Umberti di averla ospite qui, ma soprattutto insomma per il teatro e per la programmazione teatrale che ovviamente va a arricchire il calendario delle varie iniziative, dei vari spettacoli. Come sempre ovviamente il nostro teatro non si smentisce e quindi offre degli spettacoli veramente di alto livello. È uno spettacolo importante perché vede il connubio e la sinergia tra varie istituzioni, da Slow Food ai vari comuni, e questo insomma è fondamentale perché porta un arricchimento non soltanto culturale ma anche di promozione del territorio e delle tipicità del nostro territorio, per cui ecco, invito tutti a venire domenica sera a teatro perché è veramente uno spettacolo di rilievo. Assessore Cecchini, domenica ad Umbertide un'anteprima nazionale, lo spettacolo di Marina Mastironi, ma un'iniziativa che riesce a coniugare cultura con il buon cibo e che è stata sostenuta e realizzata anche grazie alla Regione dell'Umbria. Con quale finalità? Le finalità sono quelle di esaltare e promuovere il territorio rurale dell'Umbria, le sue vocazioni, sia da un punto di vista delle produzioni agroalimentari, ma anche come beni monumentali, paesaggistici, esaltando quelle istituzioni culturali che svolgono quotidianamente tutto l'anno un ruolo, come ad esempio il Teatro dei Riuniti di Umbertide, in questo caso ospitando le prove, come potremmo dire, per la prima di un bello spettacolo con professionisti seri, quindi credo sia anche un'esperienza che dia modo di crescere non solo al pubblico ma anche a tutti i soggetti che concorrono alla conduzione e all'organizzazione delle politiche culturali.
valorizzando i prodotti tipici del territorio, vera arma di forza della nostra regione. Ma il progetto naturalmente è in collaborazione comune Slow Food rappresenta un po' la memoria più vera di quella cultura popolare legata anche alla tradizione del cibo, alla tradizione di anche magari qualità o prodotti non tanto più in uso. E le due cose un po' si assomigliano, no? Perché se lo spettacolo è un po' la rivisitazione di Otello, Slow Food ripropone in chiave diversa, anche forse con modalità produttive diverse, antiche piante o in questo caso il grano saraceno o antichi piatti che fanno parte della nostra tradizione ma che oggi hanno bisogno di essere attualizzati e messi a disposizione magari con un'organizzazione, un'apparecchiatura diversa.